Elezioni regionali, il PD si appella a tutto il centro-sinistra. Tra circa 6 mesi i sardi torneranno alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale. 3 le principali forze in campo. Oggi il commento del capogruppo PD Pietro Cocco. Vaccini, a fine mese incontro tra Ministro Salute e Presidi. Sembra arrivare un punto di mediazione tra la Ministra della Salute Giulia Grillo e l'ANP dopo che l'Associazione Nazionale dei Presidi aveva preso posizione sulla questione delle autocertificazioni. Aumentare i presidi medici nelle spiagge del Sulcis, così Gianluigi Rubiu, capogruppo UDC in Consiglio regionale, dopo la morte a seguito di un malore di un turista avvenuto a Carloforte. Ermal Meta stasera a Sant'Antioco, dopo il sold out di Tarros, il cantante approda nell'Arena Fenicia di Sant'Antioco per la tappa del Fito Tour. Ben ritrovati qui su Canale 40, apriamo il nostro TG con la politica. Tra circa 6 mesi i sardi torneranno alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale. Lo scenario politico all'interno del quale si svolgeranno queste elezioni sarà piuttosto differente da quello di 5 anni fa. Cambiano anche le modalità di elezione dello stesso presidente. Abbiamo chiesto quindi al capogruppo PD Pietro Cocco come il partito si stia preparando per affrontare questo appuntamento con gli elettori dopo la debacle delle ultime politiche. Sentiamo. Ma innanzitutto il centrosinistra si presenta dopo aver governato la regione in questi anni, per cui voglio dire, noi abbiamo presentato un programma, abbiamo cercato di rispettarlo, quello che abbiamo presentato 5 anni fa, abbiamo fatto tantissime riforme, va anche detto che le riforme dal punto di vista elettorale non sempre pagano, anzi pagano quasi mai, e tuttavia le riforme qualcuno le deve fare, bisogna che la società possa essere cambiata, modificata sulla base delle esigenze. Se nessuno si mette a scommettere sul fatto che le cose possano essere fatte al di là delle convenienze o meno, non si va mai avanti nella società. Il quadro politico è cambiato ovviamente rispetto a quello che abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto su scala nazionale, così sarà anche su scala regionale, quindi 3 forze in campo fondamentalmente, più altre dell'area cosiddetta indipendentista, quindi centrosinistra, centrodestra, Movimento 5 Stelle, questi sono i 3 grandi poli che possono, vuol dire, competere per guidare la regione nei prossimi anni. Va considerato che in Sardegna, rispetto a quello che accade a livello nazionale, il sistema elettorale è differente, per cui vince il candidato presidente che prende più voti al primo turno, non esiste ballottaggio, e contano molti candidati presenti nei territori che supportano le liste. Il Partito Democratico si presenta in una condizione certo di fragilità in questo momento, in 7 mesi pensiamo e speriamo di poter rimettere in marcia questo nostro partito che rappresenta le speranze e la storia di tanta gente che nel centro-sinistra, nel Partito Democratico, nella sua storia, come dire, ha riposto la fiducia. Va ricordato che il Partito Popolare, il Partito Democratico è frutto di una, come dire, di una storia importante di 2 grandi partiti di massa popolari, proprio il Partito Popolare, il Partito Democratico, il Partito Comunista, che ha raccontato una storia importante nel panorama italiano. Ecco, questo processo, voglio dire, ha subito una frenata e noi dobbiamo fare in modo che possa essere rimesso in piedi per rappresentare interessi, ideali, speranze, aspettative di un mondo di centrosinistra. Esiste uno zoccolo duro che, ciò nonostante diciamo così, i dirigenti non siano all'altezza tantissime volte di rappresentare quelli che sono gli elettori e di coloro che ripongono le fiducia nel centrosinistra, continuano a votare, quindi esiste uno zoccolo duro importante al quale noi guardiamo, voglio dire, con grande rispetto, sperando di essere degni di poter rappresentare, di poter scrivere una storia nuova in questo paese. C'è bisogno di un centrosinistra forte, unito. Il Partito Democratico farà il possibile per mettere insieme la coalizione di centrosinistra. Torniamo sulla tematica dei vaccini. Dopo tanto parlare sembra essere arrivati a un punto di mediazione tra il Ministro della Salute e l'ANP, ovvero l'Associazione Nazionale dei Presidi. Sentiamo. Il 5 luglio scorso il Ministro della Salute Giulia Grillo e il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti hanno annunciato in una conferenza stampa che per l'anno scolastico 2018-2019 sarebbe bastata un'autocertificazione sostitutiva per l'ammissione a scuola per i nuovi iscritti e la certificazione ASL dell'anno prima per chi invece non è alla prima iscrizione. La popolazione italiana, ora più che mai, è divisa tra Provax e Novax, tanto che la notizia dell'autocertificazione dei vaccini ha fatto in modo che alcune mamme sfavorevoli ai vaccini stessi si siano sentite libere di falsificare la documentazione, come è successo nel Bresciano.
In aggiunta a ciò, sulla flessibilità dell'obbligo vaccinale a scuola, anche l'ANP, ovvero l'Associazione Nazionale Presidi, ha preso dura posizione e ha affermato che se i bambini non presentano una certificazione ASL non potranno entrare a scuola. Si può dire però di essere quasi giunti a una mediazione tra Presidi e la ministra Grillo, la quale ha affermato che entro fine mese ci sarà un incontro con i presidi dell'ANP per dare direttive comuni e tranquillizzare i dirigenti scolastici sulle responsabilità che potrebbero avere nell'accettare a scuola i bambini di nido e materne con autocertificazioni non rispondenti al vero. Ora come ora, i presidi terranno fede alla legge vigente della Lorenzin che prevede la certificazione ASL per l'iscrizione a scuola. Il sindaco di Domus Novas, Angelo Ventura, con tutto il suo staff, hanno annunciato che a breve in tutto il territorio comunale il carburante potrà essere erogato senza IVA e senza accise. Questo nell'ambito della messa in azione della zona franca che piano piano dovrebbe prendere piede in tutto il Sulcis. Domus Novas si è dunque portata avanti in un'azione che è fortemente voluta dal partito indipendentista sardo. Nel weekend a Carloforte un uomo di 86 anni del nord Italia ha avuto un malore mentre faceva il bagno e purtroppo per lui, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sulla questione è intervenuto Gianluigi Rubio, capogruppo UDC in consiglio regionale, dicendo che gli ambulatori di guardia medica turistica presenti sulle spiagge del Sulcis Iglesiente sono inadeguati. E oltretutto ha sollecitato l'ATS per incrementare i presidi, garantendo così la sicurezza in mare per tutti i bagnanti. Sabato sera si è tenuto l'International Street Food, l'evento che ha visto il paese di San Giovanni su Erge ospitare la cucina di strada di moltissimi paesi internazionali, ma non solo. Abbiamo quindi intervistato Barbara Cappella, insegnante e artista, che insieme al suo staff ha progettato e creato le magliette indossate dai partecipanti dell'evento. Sentiamo. È nata perché c'è stata questa proposta da parte del comune San Giovanni su Erge per questa festa del International Street Food e quindi tutte le associazioni sono state chiamate a partecipare e nel momento in cui abbiamo dovuto un po' decidere, identificarci, organizzare, diciamo, la proposta è stata questa, nata da me come associazione Gioconda in qualche modo, di trovare una modalità, perché non avevamo i soldi ovviamente nel budget, non era che era comunque come al solito molto limitato, la possibilità di fare sul momento delle maglie o qualcosa che fosse comune. E quindi trovare una soluzione originale è stata quella di pensare a un simbolo come le mani che uniscono e condividono, proprio perché era quello che stava nascendo tra di noi, di prendere semplicemente del colore delle tinte e a pressione nostra, diciamo che creare un momento in cui creavamo tutti insieme, quindi tutte le associazioni sono state a portare le loro magliette e le loro mani, usando materiale di recupero nostro, mio, di tinte, perché poi dai murales è quello che avanzava, e facendo queste magliette, insomma, comuni. Chi le ha indossate queste magliette? Le magliette le ha indossate tutto lo staff nella serata, sia l'anno scorso sia quest'anno, e quindi era un modo di riconoscimento, un simbolo di riconoscimento all'interno del movimento qualunque momento ci fosse necessità di contattare qualcuno dell'organizzazione, sia per gli stand che per il pubblico. I bambini di oggi, si sa, sono bravissimi con la tecnologia, sin dalla prima età infatti vengono messi di fronte a tablet e smartphone, a discapito però del movimento. Ne abbiamo parlato con l'insegnante di educazione fisica Luca Orru. Ho insegnato alle elementari con un progetto del CONI già da 3 anni e mi rendo conto che comunque, ho insegnato anche alle medie, e mi rendo conto che comunque i bambini hanno una motricità diversa rispetto a quando ero piccolo io. Logicamente il gioco in strada non esiste più, non esiste più l'uscire con gli amici, magari anche il fatto che il fare uno sport, ok, è visto anche come una cosa più di nicchia, prima invece tutti facevano sport. Questo ovviamente porta ad avere uno sviluppo motorio del bambino molto più rallentato, il bambino ci mette molto più tempo ad imparare dei gesti, sviluppa più facilmente anche problemi posturali. In pratica ognuno di noi ha delle fasi sensibili, che sono praticamente dei momenti nell'arco della nostra vita in cui una determinata capacità può essere sviluppata meglio, okay? Per esempio la coordinazione oculomanuale, cioè coordinare la mano col movimento degli occhi, per esempio per afferrare una palla che mi viene lanciata, a una determinata età dove si può sviluppare, dove il bambino può assorbirla meglio. Se non si fa
un'attività fisica adatta al bambino in quell'età lì, poi il bambino può in futuro ovviamente imparare bene la coordinazione oculomanuale, ma non bene come se l'avesse allenato o comunque imparato in quel periodo. Ecco perché è importante fare attività fisica, e non dico solo giocare in strada, ma anche portare il bambino a fare preatletismo, attività fisica in generale da piccolo, perché costruisce un bagaglio motorio che poi per tutta la vita gli permetterà di fare altre attività sportive con profitto. Hai detto che hai appunto riscontrato delle differenze tra la tua generazione e la generazione dei bambini di oggi. Più nello specifico, quali sono queste differenze? Per esempio, mi è capitato giocando, facendo giocare i bambini a pallavolo, di fatto non riuscire a farli giocare. Io ricordo benissimo che alle medie, quando ero alle medie, giocavo tranquillamente a pallavolo con gli altri. Oddio, non ero bravissimo, però quantomeno si riusciva a fare una partita. Adesso molti bambini non riescono a giocare a pallavolo alle medie, proprio non riescono, nel senso che se uno fa una schiacciata, gli altri non riescono a prenderla, non riescono proprio neanche a calcolare una traiettoria. Vedono la palla che gli arriva, pensano che arriva in un punto e la palla gli passa sopra. Quindi di fatto l'acquisire determinate capacità motorie o comunque abilità motorie è spostato più in là nel tempo. Questo ovviamente peggiora dal punto di vista sportivo tutta la vita comunque della persona, perché se uno già alle medie è in grado di fare un determinato gesto, sa giocare bene a pallavolo, poi ci sono più possibilità che da adulto possa giocare in alto livello, comunque possa fare altri sport. Se invece alle medie non lo sa fare, dovrà impararlo alle superiori, quindi è tutto slittato più avanti, e questo rende tutto di fatto rende la persona meno atletica, meno propensa a fare sport, anche perché riesce meno. Venerdì scorso all'Anfiteatro di Carbonia si è tenuta la seconda tappa dello spettacolo di danza sportiva Emanuele e Silvia Dance Show, promosso ed organizzato dalla scuola di ballo Elle Dance degli insegnanti Emanuele Ledda e Silvia Lui. Davanti a un pubblico numerosissimo, i ballerini si sono cimentati nelle più svariate discipline della danza sportiva agonistica e amatoriale, dai balli latinoamericani di coppie di gruppo all'hip hop. Anche gli insegnanti hanno dato spettacolo ballando diverse coreografie di coppia. Stasera all'Arena Fenicia di Sant'Antioco ci sarà il concerto di Ermal Meta e per lui la seconda tappa in Sardegna. Ieri infatti si è esibito a Tarros registrando il sold out. La tappa è una delle tante del Fito Tour all'insegna del suo nuovo album Non Abbiamo Armi. A Carbonia da oggi fino al 15 agosto si svolgerà la festa liturgica in onore di San Ponziano organizzata dal parroco Don Amilcare Gambella. Sono previste dunque iniziative che uniranno gli aspetti prettamente religiosi a quelli civili. Si è cominciato oggi alle 7:30 con la Santa Messa, poi c'è stata la benedizione solenne del Tabernacolo degli Olisanti, mentre stasera alle 21 ci sarà la cena gratuita a base di gnocchetti accompagnata da balli, canti e musica in piazza. Per giunta ci sarà la visita gratuita all'interno del campanile di San Ponziano. Con questa notizia il nostro TG termina qui, ma rimanete con noi per il nostro meteo e per il nostro TG in sardo, Noa Sincurso. Grazie per averci seguito, arrivederci.